Ciao a tutti, benvenuti di nuovo nel mio canale in Cucina con Mariana. Oggi cucino un plum cake al caffè. Il plum cake è un dolce morbidissimo e umido, perfetto per la prima colazione. Questo plum cake è così semplice da realizzare che potrete mettervi all'opera anche in serata per avere un buon dolce da poco sfornato per la colazione del mattino seguente. Vediamo gli ingredienti che ci occorrono. 250 g di farina, 200 g di zucchero, 4 uova, 150 ml di olio di semi, 150 ml di caffè, un cucchiaio di caffè solubile, un cucchiaio di cacao, una bustina di lievito per dolce, un cucchiaio di estratto di vaniglia, in alternativa una bustina di vaniglia e un piccolo. Iniziamo a riunire in una ciotola lo zucchero e le uova e lavorate a lungo con le fruste o uno sbattitore elettrico, finché otteniamo un composto gonfio e spumoso. E mentre continuiamo a lavorare, aggiungiamo l'olio di girasole. Il caffè dovrebbe essere un po' tiepido, non deve essere fredda. Aggiungiamo il caffè solubile al caffè e lo facciamo sciogliere. Poi aggiungiamo anche questo liquido alla crema. E iniziamo a aggiungere il lievito, la vaniglia, il cacao e la farina. Lavoriamo tutto per bene finché otteniamo una crema abbastanza liscia. Poi lo versiamo in uno stampo per plum cake rivestito con della carta forno. Inforniamo il dolce in forno statico prescaldato a 200 gradi per i primi 10 minuti. Passati 10 minuti abbassiamo la temperatura a 170 gradi e proseguite con la cottura per altri 40-45 minuti. Trascorsi i primi 40 minuti di cottura potete fare la prova a stecchino per verificare la cottura. Quando lo stecchino è asciutto, sfornate il dolce e lo lasciate intiepidire. Poi sfornatelo su una gratella e fatelo raffreddare completamente. E il mio aromatico plum cake è pronto. Spolveratelo a piacere con lo zucchero a velo e servitelo. Il plum cake dopo qualche ora di cottura è veramente una delizia, è così morbido e così saporito di caffè. Io vi lo consiglio, provatela perché è molto semplice e ci vuole davvero pochissimo tempo. Io spero che la mia ricetta vi sia stata utile. Iscrivetevi al mio canale, mettete un like sotto il video e noi ci vediamo con la prossima video ricetta. Ciao!